Ripartiamo dal Milan. Allora, innanzitutto c'è stata una conferenza, la classica conferenza vigilia Parma-Milan, una partita insomma particolare per il Milan, non da, non sottovalutare, anche perché il Milan arriva con un pareggio un po' scomodo in casa col Torino, raggiunto all'ultimo. Anche il Parma l'Inter, comunque, qualcosina di interessante lo ha fatto vedere in casa con la Fiorentina. Mann, su tutti, sarà un giocatore da monitorare. Amici del Fantacalcio, non bisogna anche specificarlo, che è lui da, quello da, da comprare. Sì, ha fatto bene in Serie B, ha fatto bene all'Europeo, esatto. E fa bene, bravo, è forte. E poi c'è la questione del centravanti, lo vedete dal titolo, senza centravanti, perché Fonseca non ha Morata e non vuole investire su Jovic. Giocherà Okafor, che non è centravanti. Tu pensa a te, tu, cioè pensa a te, Okafor pensa a te cosa... No, lo sta adattando, però scusami, allora, se può fare entra e segna, chi se ne frega, ma lo stai adattando. Prima. Ho però, capito. Scusatemi, adesso analizza un attimo la partita col Torino. Se tu vedi gli 11, noi abbiamo tanto criticato Pioli per il fatto che la squadra era molto propensa ad attaccare. Tu vai a vedere la formazione che ha messo in campo contro il Torino. Addirittura Saelemaekers giocava terzino sinistro. Saelemaekers. No, un altro che attacca e basta. Ora, non voglio dire che... cioè, se 2 più 2 fa 4, probabilmente il 2-0 del Torino fino a quel momento lì era giustissimo per come hai messo la squadra in campo. Perché eri uguale, anzi, forse ancora molto più offensivo di quello che faceva Pioli. Okay? Però, se adesso tu non ti fidi, non ti trovi, non ti piace l'unico attaccante che hai, che è Jovic, allora probabilmente dovresti andare dalla tua società e dire scusatemi, io non vorrei giocare con dei giocatori adattati in quel ruolo, ma mi serve qualcuno che un ruolo lo faccia, che sia parte di quel ruolo. Sì, adesso quando entreranno gli altri, io vi ripeto, ho visto gli highlights tante volte sia di Koné che di Fofana, cercavo di capire, questi sono giocatori, zero gol, perché ne fanno pochissimi, però ti strappano il pallone al centrocampo. Sono un po' casinisti. Il Thuram della Juve? Perché, sì, ti strappano il pallone, sono irruenti proprio. Poi imposta, qualcuno poi lo perde, ho visto. Però se quello è il filtro, mi sta bene. Così gli altri un attimino respirano un attimino, quelli dietro. Però ragazzi, davanti, io l'avevo detto... Ma tu lo devi mettere dall'inizio, Morata, non che me lo metti al secondo tempo, quando devi recuperare 2-0, quando devono spingere più del solito e si è fatto male. Allora, tu Vito, metti il risultato subito in cascina. C'è un grosso problema su Morata, però. Facciamo così. Sentiamo cosa ha detto. Però è successo. Sentiamo cosa ha detto Fonseca sulla gestione di Morata, contributo numero 4 per quanto riguarda appunto la conferenza dell'allenatore del Milan, anche perché tra poco vi faccio vedere la formazione. Il nostro Giuliano l'ha già preparata, Romoli la sta per mandare in onda e Cavicchia ce la fa sentire. Vediamo cosa ha detto appunto Fonseca sulla gestione dell'attaccante spagnolo. Devo essere molto onesto, o ha avuto la dubbia di fare giocare d'inizio o no, perché il giocatore non è arrivato tanto tempo, è sempre un rischio. Io non ho giocato con il rischio, ho avuto un po' di precauzione con Morata. Morata voleva giocare, ma anche così noi con il dipartimento medico abbiamo fatto vedere al giocatore che era molto rischioso giocare 90 minuti, 60 minuti, ma dopo il giocatore ha detto che stava bene, ha fatto 30 minuti. È un problema quando abbiamo i giocatori che arrivano tardi e quando abbiamo la necessità di farli giocare. È un problema. L'errore è suo, perché tatticamente ha sbagliato la partita. Perché se non metti gli adattati e metti una squadra un attimino... Facciamo una chiarezza. Quello non entra. Diamo una visione completa a chi ci ascolta. Perché? Allora, innanzitutto lui sarebbe comunque arrivato in ritardo, anche se... Mi spiace dirlo, caro Fonseca, ma se il Milan avesse comprato Morata a giugno, arrivava comunque lo stesso giorno degli altri che appunto hanno fatto parte della fase finale dell'Europeo, anzi lui addirittura è arrivato in finale, quindi l'ha pure vinto, arrivava comunque dopo. Quindi non conta che l'abbiano comprato ad agosto o che l'abbiano comprato a giugno. Detto questo... Sì, non credo, Morata, però non credo si riferisse proprio a questa cosa, cioè forse... No, è vero, lui dice comunque è arrivato sì, in ritardo, ma, non si è potuto... Vedi che fa un po' fatica a esprimersi anche, cioè io credo che il suo solo pensiero è il fatto che aveva, al di là di tutto quello che ha detto, che è giusto,
il fatto che aveva Morata tardi, cioè nel senso, se comunque allenato poco con noi, ho preferito probabilmente farlo giocare dopo. No. Forse lui si può imputare il fatto che comunque tu eri già sotto di un gol e invece di farlo entrare negli ultimi 30 minuti. Ma qua voglio arrivare, perché se sai che il ragazzo non è in forma, esattamente, il ragazzo non gioca. Però Matteo, cioè, io no, ce l'ho in panchina, no, esatto, e sei stato obbligato tu a farlo giocare perché eri sotto. Quindi di chi sono le responsabilità? Qua ho sposto il discorso di Vito e Sì, ma perché Matteo, le responsabilità sono anche di chi lo mette in campo. Però una cosa, Matteo, perché allora l'intervista che ho sentito anch'io, sì, l'allenatore dice, il giorno prima Morata ha sentito un piccolo dolorino, abbiamo fatto gli esami strumentali e non c'era nulla, per cui è venuto in panchina. Il dolorino c'era, no, per cui il portarlo in panchina Morata, cioè, non doveva giocare. Perché ha giocato? Ha giocato perché chiaramente... squadra in difficoltà. Milan in difficoltà, lui probabilmente il giocatore voleva giocare, voleva entrare per rendersi utile, e l'allenatore l'ha rischiato. No, però se tu senti un dolorino vuol dire che se giochi può anche succedere che ti fai un piccolo infortunio, cioè, non perché è arrivato in ritardo, no, però, il problema è che era infortunato, hai capito? Però lui l'ha rischiato lo stesso e gli ha ribaltato però la partita, hai capito? Che è arrivato invece puntualissimo, come da orario concordato, il nostro avvocato Emiliano Nitti. Ben ritrovato, avvocato. Sì. Adesso lui entra con la spada a tre lame e comincia a spaccare dentro, a destra, a sinistra. Non gli va bene mai niente! E Martinelli potrebbero andare per mano. Per mano? Sì, no, davvero. Disfattisti. Tu devi fare poco il furbetto, perché se domani a Parma succede qualche cosa, tu e l'avvocato Nicky e Matteo Capraro, no? Incominciate un attimo ad andare in crisi. Avvocato, ben ritrovato, come sta? Tutto bene, ciao, tutto bene. Cosa lascia, insomma, il Milan l'avvocato in queste ore? La colpa è di Fonseca, Certo. Ragazzi, cioè, questa volta ha ragione Vito, cioè, ma lui, ma sai che non è tanto averlo rischiato, il fatto di far giocare Salemaker terzino, cioè il Milan fa una partita disastrosa per le scelte che fa all'inizio il suo allenatore e poi deve recuperarlo. E meno male che è entrato, perché ha fatto vedere che comunque è ancora un giocatore valido, certo, ha fatto la differenza, ha fatto due gol e un assist, più uno, ovviamente uno gliel'hanno annullato, se no Milan avrebbe vinto, e ha ragione lui, ha dato una carica diversa, ha dato quello spirito di giocatori da Milan. Ecco, Morata ha dimostrato di essere uno che nel Milan, quello con la M maiuscola, non quello che piace a Vito Elia con la M minuscola, quello con la M maiuscola ci può stare. Poi è chiaro che se lo metti insieme a gente fuori ruolo, a gente che non può circolare in ciampa come Chukwueze, è chiaro che va in difficoltà ed è andato in difficoltà, ma lui ce l'ha messa tutta, si è fatto male proprio perché ce l'ha messa tutta, questo è lo spirito. Io mi porto dietro il bicchiere mezzo pieno stavolta, Vito, perché lui ha dimostrato di volerci stare, di dare tutto, e secondo me è un grande acquisto, tra l'altro posso dire non voluto, perché noi ci è scappato Zizzer. Sì, diciamo è piano B. Ma infatti era quello che dicevo prima, cioè tu ti presenti con la formazione 11 titolare partendo da quello che non volevi più vedere già l'anno scorso, ovvero una formazione iperoffensiva con in più Salemaker terzino. Ma Capraro, ti posso dire una cosa? Sì, certo. Hai ragione. Ma tutti, non l'hanno detto in pochi, lo dico io, perché ho una grande stima di un allenatore che ha fatto per 85 minuti e ha dato una lezione al Milan. Ma l'abbiamo recuperata, perché Vanoli ha fatto degli errori pazzeschi. E anche lui poi, quello è. Ha fatto degli errori. È quello, cioè, è vero. Chi era lì, vedeva i giocatori intorno che chiedevano, ha messo gente fuori ruolo, gente che non capiva più niente. E quindi ha dato un contributo. L'allenatore da fare, lui certo. Fonseca. Però secondo me i tre risultati positivi americani... A lui gli è scattata quella cosa, come dire, la squadra ce l'ho in mano, funziona. Sì. Anche quello può essere stato. Non tocco niente, vanno da soli, e il Torino in casa. Invece no, il campionato italiano è un'altra roba. Avvocato, devo un attimo interromperti, perché abbiamo recuperato Antonio Vitiello, abbiamo letto il suo tweet che ha pubblicato appunto circa una mezz'oretta fa, riguardante la notizia su Koné, non convocato dal Borussia Mönchengladbach per la prossima partita. Ben ritrovato Antonio, come stai? Ciao a tutti. Che aggiornamento ci porti? Cioè, potrebbe essere un segnale abbastanza forte per trattativa che riguarda il Milan?
Ma guarda, devo essere onesto, ho verificato se fosse il Milan la squadra che, okay, che in questo momento sta tentando di prendere Koné, che ovviamente è stato escluso dai convocati del Borussia Mönchengladbach, e non ho ricevuto grosse conferme, quindi evidentemente il Milan è in questo momento un po' bloccato dalla questione delle liste, perché se dovesse acquistare Koné non potrebbe tesserarlo, perché i posti sono tutti occupati, devono prima uscire Adli e Benacer per lasciare spazio a un eventuale acquisto di Koné, quindi probabilmente c'è un'altra squadra che sta spingendo per prendere Koné. Anche il Milan è sul giocatore, ma fin quando ci sono Benacer e Adli, io penso che il Milan non può spingersi ad acquistare un giocatore prima ancora di aver ceduto altri due elementi. Credo che sia una condizione troppo importante. Beh, questo è un dettaglio interessantissimo, Antonio, perché insomma magari qua vedere la notizia di un giocatore che è stato accostato a lungo al Milan, messo insomma fuori dai convocati alla prossima partita, il tifoso milanista si immagina: cavolo, ora ci siamo. E invece l'interesse magari è di qualche altro club che vuole strapparlo appunto alla concorrenza, anche perché quando lo metti fuori rosa, in questo momento fuori rosa, non convocato, vuol dire che comunque c'è qualcosa di interessante. Ti che chiedo poi, allora, scusa, Matteo, sulle uscite, anche sì, lì, Matteo, va, velocissimo, anche lì, se tu dovessi in qualche modo fare anche questo giocatore, sì, per le liste, poi insomma, se dovesse svilupparsi, anche lì, un po' come la Juventus, poi adesso la Juventus ha vinto, cioè i suoi tre punti, è benissimo, però tu metti un centrocampo completamente nuovo, ricominci da capo con un campionato che già come prima partita hai tentennato. Anche lì, ragazzi, benissimo, il giocatore può essere valido, tutto quello che vuoi, ti servono giocatori che fanno legna lì davanti, ok. Però di nuovo stiamo qui a parlare di un Milan con quanti acquisti, se dovesse venire ancora anche con E. Sì. Capisci che riparti. Però Matteo, la differenza tra il Milan e la Juventus, la dico subito. Non volevo fare differenze. Dico che c'è stato un Milan che ha speso tantissimo sul mercato l'anno scorso, quest'anno sta facendo ancora tanti acquisti e rinnovando solo di nuovo, sì, quest'anno era senza solo tenere dei punti fermi. La differenza è che noi prendiamo poi i top player. Noi prendiamo più i top player. Dopo ci arriviamo. Quando i giocatori fanno in fretta ad amalgamarsi. Fammi fare l'ultima domanda a Antonio, che poi lo devo salutare. Qual è il tuo top player? Antonio, so che tra l'altro Fonseca è stato chiaro, giocherà Okafor prima punta, escluso Camarda, in realtà un po' forse potevamo aspettarci una possibile convocazione, anche perché Milan Futuro poi gioca domenica sera. Sì, probabilmente ci aspettavamo la convocazione, però qualche segnale era già arrivato durante la settimana, perché Camarda non si è mai allenato con la prima squadra, noi poi ogni giorno, no, andavamo a monitorare, martedì si è allenato col Milan Futuro, mercoledì e giovedì la stessa cosa. E allora oggi poi la conferma è arrivata da Fonseca, ha detto non lo convochiamo. Secondo me ci poteva stare la convocazione, visto che comunque il Milan Futuro gioca il giorno dopo, evidentemente lo vogliono lasciare tranquillo, senza pressioni, concentrato per l'esordio in Serie C del Milan Futuro, e punteranno tutto su Okafor. D'altronde Fonseca non ha fatto neanche pretattica su questo, diretto ha detto gioca Okafor dal primo minuto, quindi evidentemente ci ha dato anche lui una mano per la probabile formazione di domani contro il Parma. Quindi Jovic è un po' insomma bocciato, dai, possiamo dire. Ma è bocciato e adesso sfido chiunque al suo posto a entrare con lo spirito giusto nelle prossime partite, se deve essere chiamato in causa. Matteo, cioè, se tu hai uno scontento in squadra, adesso sembra che stia solo criticando. Paradosso è che lui ha reso più da subentrante che insomma da titolare. Ok, benissimo, però ti manca l'attaccante perché si è fatto male. Ti dici, ci sono io, mister. Ci sarei comunque, mi avete tenuto, caspita. Non so. Grazie Antonio Vitiello, ci troviamo prossimamente, grazie per la tua disponibilità. Ciao a voi. Ritorno dall'avvocato Nitti, che insomma vedevo un po' dispiaciuto forse per la notizia di Koné, non so, cosa ti ha colpito di più? La notizia di Koné o il centravanti di domani col Parma? No, guarda, la notizia di Koné non avevo grandi speranze, anche perché se c'è veramente grande abbondanza lì, e quindi non penso che lo faranno a meno di un miracolo negli ultimi giorni. No, di Camarda io
Intanto ti chiedo, ma perché continui a parlare Cardani quando stiamo facendo, stiamo parlando di Milan? Beh, ho capito, avvocato ci vuole, uno che parli un po' male del Milan ci vuole, perché qui sono tutti milanisti, studio, non lo so. Io sono un noto milanista. È di calcio però, di Milan. Allora, comunque, volevo dire questa cosa. Io rimango sconvolto da vicenda Camarda. Sto ragazzo... Sì. Ha fatto due gol contro Novara, è bocciato dal Milan perché ha subito in un debutto una spallata con la Fiorentina da Milenkovic. Cioè il Barcellona fa giocare Yamal a 17 anni, gli altri gli provano. Noi abbiamo un grandissimo giocatore, un ottimo giocatore, un ragazzo di prospettiva, ha fatto gol ed è campione. Ha giocato sempre sotto età, ha giocato nell'Under 20, ha debuttato la prima partita dei professionisti con la Serie C da titolare, fa due gol. Cioè, io non capisco che cosa ci vuole far giocare un giovane in Italia. Non vale solo per il Milan, vale in generale. Che paura abbiamo di bruciarlo? Ma lo aspettiamo. Tanto di fatto un pochino, tra virgolette, scusa, l'abbiamo già bruciato, ha già giocato e aveva fatto così a 16 anni, quanti anni aveva quando ha debuttato a San Siro. Ma io non avrei avuto dubbi, me lo porto e se c'è una partita in difficoltà lo metto pure dentro. Non lo faccio partire titolare perché comunque c'è anche una gerarchia, puoi bruciarti Okafor, puoi bruciarti Jovic, ma me lo porto in panchina. Io trovo incredibile che il Milan ha un giocatore, ne ha diversi, per fortuna, giocatori di qualità e non fa mai giocare i giovani. Thiago Motta ci ha insegnato, ha preso due ragazzini, li ha messi a giocare e hanno fatto pure bene. Noi dobbiamo aspettare le 100 partite e pagarli 20-30 milioni perché se no non vanno bene e ripeto, vale per il Milan, vale per l'Inter, sì, vale per tante squadre, non vale solo per il Milan. Però noi ce l'abbiamo lì, ci manca poi, poteva anche essere l'occasione, si fa male Morata, era un'occasione incredibile, anche magari un po' voluta dal fatto così, portatelo dietro, magari 0-0, lo butti dietro nel finale, ti fa il gol, hai capito, e hai risolto tutti i problemi. Se non fa il gol, fa niente, lo riproveremo, c'ha 16 anni, 17 anni. Da casa Giuseppe scrive: avvocato Nitti, tutta la mia stima, ottimo quadro alle sue spalle, tra l'altro specifica. Voglio sentire la Pone Carlo prima sulla questione centravanti del Milan. Tu come ti saresti comportato? Beh, io sono dalla parte di Emiliano perché comunque sono d'accordissimo sul fatto che debba giocare un giocatore giovane. Non capisco onestamente questa... Se lo vedo immaturo, non pronto... Noi troviamo immaturi tutti. Esatto. Io mi ricordo quando Bissek è arrivato all'Inter, per fare quell'esempio banale... sai, è un giovane, c'ha 22 anni, è un giovane rispetto a chi ha 30 anni, Camarda ne ha 16, a quanti anni ha debuttato Rivera? Sì, 16 anni. Ma sai benissimo che erano altri tempi, con altre costituzioni fisiche. No, perché nello stesso periodo storico in Spagna abbiamo giocatori di 16, 17, 18 anni che giocano, in Inghilterra il Tottenham ha messo due giocatori di 18 anni che avevano a 30 minuti dalla fine una partita in trasferta contro il Leicester e dove il Tottenham è stato dominante anche con i due diciottenni. Anzi, a proposito, si chiama Ashley Gray e il Tottenham ha speso valanghe di soldi per comprarlo. E in Italia l'idea di impiegare un diciottenne fa sentire ma il diciottenne... questo è il problema, che in questo momento lui non ha appena fatto 16 anni. Non importa. Allora, io cito spesso un caso, adesso magari Vito se lo ricorderà bene, c'è un vecchio film che si chiamava Fimpen il goleador, questo ragazzino svedese che ha 8-9 anni trascinava la Svezia a vincere, ora non siamo a quei livelli, però stiamo parlando di un film degli anni 70, stiamo parlando di un giocatore che ha già dimostrato, io non devo guardare la carta d'identità per giudicare un giocatore, devo guardare, a prescindere dall'età, il valore che può dare in campo. Siccome mi pare che da Yamal a Camarda, da altri giocatori, poi la struttura fisica, tu hai detto sono cambiati i tempi, ma è cambiata anche la struttura fisica. E oggi abbiamo un giocatore che mi sembra che dimostri, poi non è che deve trascinare il Milan allo scudetto quest'anno da solo, deve fare una partita con il suo entusiasmo. È chiaro che già troppo se ne parla, perché ha già l'idea, ma lo mettiamo, non lo mettiamo, e allora già è finita. Beh, in effetti, lo devi buttare dentro e via, senza stare ragione, a pensarci troppo. Ha ragione Lapo. Oggi comunque questa generazione è molto più sgamata, sa fare cose in campo che tanti anni fa alcuni non li facevano, non erano proprio capaci. L'unica mia paura è il suo carattere un po' sbarazzino, che se ti fa il tunnel a un terzino, poi lo picchiano. Però posso dirti, Vito, lui non ha se non ha rispetto per i grandi, gli avversari, e comincia a fare tunnel o deriderli con un dribbling, perché c'ha quella roba lì, aia, poi dopo non ti fanno più giocare. No, ecco, però io sono con te, lo butterei dentro. No, Vito, volevo dire una cosa. Speriamo. Io ero a Cuneo
ho giocato contro la Lucchese, ci giocava Gabbia, ero, al mio Cuneo giocava Di Lorenzo, Gatti giocava nella Pro Patria. Cioè, non è che i difensori della Serie C ci abbiamo un non rispetto perché troviamo i Mingherlini che arrivano dall'oratorio. Tu ti trovi Di Lorenzo, giovane, Gabbia, giovane, e Gatti. Gatti fa il capitano della Juve, Di Lorenzo fa il capitano del Napoli. Giocavano nel Cuneo uno e nella Pro Patria l'altro. Cioè, non è che trovi un difensore che... Tu hai fatto due gol contro il Novara, sì, ma il Novara. A Novara ci avrà due centrali. Probabilmente che hanno fatto uno esperto, che ha fatto la A e la B, e poi è andato in C a fine carriera, e l'altro magari giovane di prospettiva, tra l'altro Novara. Non è solo... Sì, ne hai dette due, ma poi lui ne, cioè, ma lui ne affronta altri 100, poi... ci sono comunque i cagnacci poi cattivi, Vito, io in difesa nelle altre squadre. Stranamente sono d'accordo con questo allenatore. Perché lui dice, non faccio giocare il giovane perché non è il momento giusto. Cioè, il momento verrà. Allora, quando la squadra probabilmente funzionerà bene, è lì che devi inserire il giovane. Perché se inserisci il giovane in una squadra che ha fatto una partitaccia la domenica prima e vai a Parma, no? Sì, mi ci capisci bene che anche paura. Le condizioni non sono le condizioni ottimali, perché è un ragazzo di 16 anni. Cioè, però col Parma ci poteva stare. Ma a Parma rischi molto, ma siamo in emergenza, che la gente capisce che siamo anche in emergenza. Allora cosa fai? No? Porti, ma quali, portalo! Ma quale emergenza? Scusami, a Jovic e basta. E a Okafor. Okafor adattato. Ho adattato, è un attaccante. Okafor è adattato. È un attaccante. E voi pretendete che Fonseca vada a Parma e faccia giocare il ragazzo? Allora, fallo stare nell'ambiente, in questo momento deve avere il tempo ancora per maturare, a 16 anni, ragazzi, non ha 18-19 anni, non è la pretesa, mancano ancora 2-3 anni, però sono andato a prendere la va bene solo per te. No, infatti ci sta giocando. Non ho capito. Noi di 16 anni lo facciamo. Ha fatto due gol. Ho capito. Noi li mettiamo dentro, ma già 19 anni. Però tu li butti dentro, no? Sì, ma 18-19 anni, non a 16 anni. Per me, tra... Però il Camarda non ce l'hai tu. Per me, tra un giocatore di 18-19 anni e uno di 15-16 anni, c'è una differenza. Ci passa qualcosa. La differenza c'è. Però vi leggo 1,82, vi leggo dei nomi molto velocemente dei 10 più giovani esordienti in Serie A. C'è Camarda, c'è Wisdom Amei, che addirittura ci siamo dimenticati, non sappiamo chi è. C'è Amedeo Amedei, c'è Pietro Pellegri, adesso segnatevi anche chi magari ha avuto una carriera poi di buon livello. Gianni Rivera, assolutamente sì. Andiamo avanti. 15 anni. Giuseppe Campione a Bologna, 15 anni e 9 mesi. Caro e amatissimo dell'Apo De Carlo, Eddie Salcedo, 15 anni, 10 mesi, 20 giorni. Valery Božinov, vi ricorderete di Božinov, 15 anni. Questi non ha... E il Sharawi, 16 anni e un mese. Ecco, lui diciamo che forse è... Ma poi Matteo, quello che ha fatto, allora io dico una cosa, siccome loro non hanno esperienza di spogliatoio, perché nessuno ha praticato lo spogliatoio, non capisco cosa dire. Ma perché tu hai fatto la verità, ha fatto lo spogliatoio. Ti faccio la domanda. Mi è nuova che Cardani sappia più della... Non credo che lui conosca il mio percorso sportivo. Io con Trappattoni andavo lo spogliatoio. Perché lui, Cardani... Conosco certe dinamiche. Conosce le dinamiche. Tu porti un giocatore di 16 anni, domani lo fai giocare, no? Jovic e Okafor cosa dicono? No, li perdi. Ma non si è detto che deve partire titolare. Portalo però. Ma fallo stare nell'ambiente, ma no? Se no non cresce più. Presto. Ma perché presto? Ma presto. Devi dare fiducia a quelli che hai. Dario, io a volte non so se tu dici queste cose per fare casino o le dici perché le pensi. Se le pensi è grave. Se non le pensi è grave. Perché tu sei manicheo, sei netto. È così, te lo dico io, fatto, visto, ho preso, sono andato. Ma è normale. Ma no, non è normale. Ogni tanto, oltre a mettere la quinta, metti la terza, non è tutto uguale, non sono diverse, sono diversi gli spogliatoi, sono diverse le dinamiche, non fare ogni volta il bianco e il nero, non sono tutti uguali, ci sono degli spogliatoi dove si sono scannati e hanno vinto scudetti, ci sono degli spogliatoi meravigliosi, armoniosi, dove invece sono andati in Serie B, eccetera eccetera, non sono tutti uguali, e ci sono degli spogliatoi dove dei sedicenni, visto naturalmente il talento smodato di un giocatore, non di tutti, è chiaro che se porti il 17enne che ne so, è figlio del presidente
o è amico, non lo so, oppure c'era all'epoca Gheddafi che era arrivato al Perugia, aveva giocato, cioè, diciamo che c'erano delle dinamiche un po' particolari, ma qui stiamo parlando di un giocatore di un talento straordinario che naturalmente ha la possibilità di mettere oltretutto negli ultimi 25-30 minuti oppure di fargli fare una titolarità. Esatto. Dopodiché capisco il discorso di Okafor e il concetto che tu dici che Jovic e Okafor teoricamente dal punto di vista onestamente, da titolare della squadra, qualunque essa sia, prima metto davanti il più forte barra il talento, poi penso alle eventuali situazioni di giocatori che... Il talento deve dimostrarlo ancora tutto quel ragazzino qui, non è? Se non lo metti in campo non lo può dimostrare. È chiaro che se tu li metti... Ma tu lo metti in campo a Parma? Sì, io lo metto in campo a Parma. Non lo so se non lo metti. Quindi pro alla convocazione, e diciamoci anche la verità, uno spezzone partita là. Io poi parlavo di 25-30 sì, minuti. Esatto, Capraro, non dobbiamo, prova una spezzone domani. Sì, sì, io so, voglio solo dire che non dobbiamo... Certo, avvocato, tu sei pro, quindi è una spezzone di Camarda. Ma intanto Matteo ha mandato una foto di io in spogliatoio con il, quando ho vinto io Novara 3-1, vinto a Novara 3-1, ho mandato la foto nello spogliatoio. Posso farla vedere? Grazie, tutto. Fagliela vedere a Cardani, così che prima di parlare di... Ma a parte che lui non dovrebbe neanche parlare di calcio, quindi non capisco perché. Caro avvocato, è 60 anni che mastico calcio io. Eccola, possiamo farla vedere. Eccola qua la foto di... Qua ho vinto 3-1, quel ragazzo in alto gioca nel Panathinaikos, quello in alto che fa 3, gioca nel Panathinaikos, 3-1, quella squadra lì c'aveva Caso che ha giocato numero 10 con il Frosinone quest'anno, sì, vero. Serie A, tanto per dirti, e Santa Croce che ha giocato in nazionale, non so quante partite col Napoli. Sì, ma avvocato, io le faccio vedere le foto con Baggio, con Vialli, con Romanelli. Ma cosa c'entra? Ma cosa stai dicendo? Ma eri Michele Allenatore, non eri il dirigente, eri uno che... Posso entrare? Faccio la foto con lui. Frequentavi lo spogliatoio, nel senso da esterno vedevi un po' le dinamiche. Come da esterno? Nel senso che non avevi... Facevi la formazione trappatore adesso. Ma non facevo la formazione, ma avevi le dinamiche, Avevi un ruolo? Avevo un ruolo, ero un amico di Trappatoni, certe dinamiche, Trappatoni poi me le diceva. Ma quello è uno spogliatoio, poi ci sono tanti altri diversi. Io parlo dello spogliatoio della Juventus. Ho capito. Li conosco, Guarda, non me la fare dire, perché la so la storia com'è, Trappatoni. Era difficile già allora gestire lo spogliatoio, figuriamoci adesso. Chi c'era insieme nello spogliatoio? Come chi c'era? Un certo Boni? Beh, Boni per... Basta. Ho capito. Chi vuol capire non capisce. La gestione... Tutto andava bene. E chi fiatava lì? È molto più difficile. Ma chi fiatava lì? Mario, mi è arrivato... Poi dov'è il giovane che ha fatto esordire lì? Erano tutti big, sì, perché tra Tardelli, che cosa... Dove vai? Tutto bello tranquillo? Vai negli spogliatoi turbolenti, poi ti faccio vedere. Era tosto il nostro spogliatoio, ragazzi. Ma torniamo a tosto. Mi ha scritto un messaggio io a caccia, mi fa: dura questa sera con Cardani, un abbraccio. È dura. Infatti è un po' complicata, ma io ti voglio molto bene. Walter a caccia. Walter, Rodino e a letto. Potevi scrivere qualcosa di più forte. Poi Ciccio, non è che puoi dire non siamo stati gli spogliatoi. Io ho 40 anni di campo, diciamo, e ho fatto la Serie C con la Pro Patria, e con Serenio ho fatto la Coppa Italia. Signorino, no, ma ognuno ho fatto Padova e Trapani. Ognuno porta il suo. L'avvocato porta il cuneo, tu porti, io porto la Juventus, ma ti sfido la coda, il livello è alto, Piano, avvocato Cardani, scusami,
No, io ho mandato la prima foto, se vuoi ti tempesto, io ho fatto il fai vedere, no, perché qui sei bravo a dire che tu hai frequentato, perché adesso mi ha scritto uno che faceva le pulizie nello spogliatoio della Juve, no, tanto no, 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 Pochetto, no, Pochetto, non la fai. E comunque il tema è ognuno porta, perché adesso ti ha detto Vito, ma tu hai detto che noi non capiamo niente perché tu sei stato calma, questa è la no. fase di partenza tua, no, 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 Pochetto, io non ho detto che voi non capite nulla, no, io no, dico, no, hai detto, non possiamo che parlare perché non siamo mai stati in che le dinamiche di uno spogliatoio bisogna capirle, e se uno lo frequenta non, riesce a capirle, capito? Non è hai facile. Hai sbagliato trasmissione, di andare da qualche altra parte, che qua quelli che sono invitati sono tutti stati spogliatoio, quindi hai sbagliato proprio trasmissione. Vai da un'altra parte, non da noi. No, no! Troviamo no. la strada dell'attualità. Sono andato a recuperare la scheda di Okafor, visto che parlavamo della questione attaccanti. La sua stagione, per quanto riguarda lo scorso anno, beh, innanzitutto vede una heat map particolare. La prima punta, lui, fatta poco. Non no, dico che non l'ha no, fatta, perché mi ricordo benissimo, a Cagliari e in casa con la Lazio, no, quando fatta, subentra, fatto. Entra e fa gol. Fa a Cagliari vero, gioca titolare e fa gol. Però principalmente lui ha giocato a sinistra, quindi non fa allora il centravanti di mestiere. No, ma può fare siccome Dario, che ha frequentato gli spogliatoi, ci dice che lui è una prima punta di ruolo, evidentemente la heat map sta dicendo un'altra cosa. Ma sta dicendo un'altra cosa. Punta io. Detto questo, è un attaccante. No, detto questo, non dobbiamo, tornando un attimo a Camarda, non dobbiamo pensare che Camarda possa essere il risolutore delle sorti del Milan, perché gli si dà un'importanza che probabilmente al di là dell'età è troppo esagerata. Però secondo me in questo momento, quando hai solamente un attaccante vero di ruolo che è Jovic e che non fa benissimo al primo minuto, non ha fatto benissimo sì. al primo minuto, probabilmente in panchina questo ragazzo lo puoi portare al di là dell'età, perché tu dici Dario non ha dimostrato niente. Come dice Lapo, intanto in qualche modo deve fare per dimostrare. Ma quello che ha fatto nel suo, ok, ha sempre giocato fuori età, nel senso che lui è sempre stato il più piccolo rispetto a tutti gli altri e ha sempre fatto tantissimi gol. Quindi comunque nel suo, e adesso in Serie C, ha fatto anche già due gol. Sì. Quindi comunque nel suo ha già dimostrato. Un ragazzo che a calcio si sa giocare, al di là del fatto che abbia 16 anni, se ci sai giocare a calcio e comunque e l'hai dimostrato, non me lo posso portare in panchina, poi le gerarchie su quello sono anche d'accordo. Però comunque in, tra virgolette, emergenza, dopo che hai solo Jovic prima punta di ruolo e Okafor adattato. Ma non siete in emergenza, Matteo, no, non siete in emergenza, no, perché Dario, manca uno. Dario, cioè, mi manca Morata, Dario, mentre Jovic ti posso dire e una Okafor. Cosa? Dario, ti posso dire una cosa? Tu sei in emergenza con Morata e con Jovic, sei già in emergenza. Ragazzi, allora, ma così, allora noi della UEFA dovremo, ma aspetta, non voglio far paragoni, io la penso come te, non voglio far paragoni. Ci sono squadre che navigano in situazioni simili, se non peggiori, in termini numerici. Però il milanista ti dice cavolo, ma lo sapevamo già dallo scorso anno, esatto, che ci serviva un vice Morata, e quindi ad oggi la polemica non è nei confronti di Fonseca, del tifoso milanista, ma di chi fa il mercato. Abbiamo l'altra voce milanista che sappiamo si sfoga molto. Scusami, sì, una cosa, poi mi taccio, sì, una cosa che abbiamo detto invece secondo me è importante è questa, che secondo me il rischio maggiore è farlo giocare in Serie C. E ti spiego perché. Perché lì sì che se non segna, tanto bene che fa due gol, ma se non segna perché magari trovi anche sì. il difensore forte, domenica gioca con l'Entella. Si brucia. Cioè ci sono situazioni difficili, campi anche difficili, molto caldi, dove non è proprio tutto seguito come in Serie A, dove appena ti toccano c'è un fallo, eccetera, eccetera. Girone molto difficile. Lì sì che se non fa gol lo bruci, perché dicono vedi manco fa gol in Serie C, ma portarlo, come avete detto giustamente voi, in panchina, ma non faceva nessun danno e non violava nessuna gerarchia, anzi. Se sei in difficoltà lo mettevi dentro, che è uno che in area di rigore i suoi golletti. Esatto. Sentiamo anche l'opinione di quel signore che tu intravedi dallo schermo. Aspetta Leo, aspetta Leonardo Martinelli, ben ritrovato. Aspetta Leo, però non partire. Stai sul pezzo della partita, non che vai poi a finire a dare la colpa sempre a Ibra, siamo sul pezzo, se ti piace o non ti piace Fonseca, no, mi sta... ma Ibra, ma vi ricordate Berlusconi quando scese in campo, no? Che faceva tutto, faceva il muratore, faceva l'artista, adesso è anche scalatore. Hai visto, te l'ho detto. Sì, perché è andato a fare, no, una, però è andato a fare una passeggiata una con Ambrosini, alla adesso memoria, faccio le immagini. Stando in tema, Mannari, quando ha esordito con quella bellissima rovesciata, quanti anni aveva? Chi? Mannari. Lupetto. Lupetto. Che fece quel gol in rovesciata incredibile. Ma perché era un giocatore da Milan? No, però per dire, l'abbiamo buttato dentro, mi sembra. Vabbè, che lui... Scusate,
Vorrei evitare di parlare di Luppetto Mannaro. Perché? Io sta parlando di Camarda? Ma Camarda, madonna. Il tema è Camarda però, eh. Ma il tema non è Camarda, il tema è 14 mesi che aspettiamo un vice giudice. Va bene, sono d'accordo. E adesso quindi un vice Morata. E non l'abbiamo. Abbiamo un giocatore, Jovic, che anche la mamma di Jovic, la mamma, sa che non può giocare dall'inizio. Anzi, si preoccupa quando vede dall'inizio, che dice magari se si fa male, così. Lui può giocare gli ultimi 20 minuti, 25 minuti. Lo sanno tutti. E infatti, noi ancora alla seconda partita del campionato, perché dobbiamo avere pazienza, perché bisogna avere pazienza, giochiamo. Prima abbiamo giocato con Salamella, terzino sinistro, emergenza totale. E adesso giochiamo con un esterno centravanti che non c'entra niente. Perché? Perché dopo 14 mesi, dopo che abbiamo avuto pazienza, siamo ancora ridotti a questo punto, ce lo devono spiegare. Quando ce lo spiegheranno saremo tutti contenti. Se lo chiedi al tuo amico Ibra, sicuramente ci darà una grande risposta. Ma Camarda, adesso vogliamo veramente bruciare Camarda, magari Camarda lo puoi convocare e magari può giocare anche lui. Ma questo stiamo dicendo, puoi decidere, sì, ma io oggi sinceramente tra Camarda e Jovic tutti i 20 minuti metto Jovic, non metto Camarda. Ma noi, io non devo mettere Jovic dall'inizio, io non devo mettere Okafor dall'inizio, io devo avere uno nell'Inter, meno male, mancherà Lautaro, mettono Taremi, non sarà un fenomeno, ma è molto il ruolo, no? Beh, ma Martinelli devi fare anche dei nomi, perché voi continuate a criticare, però nomi di centravanti non ne fate. Cioè, allora, chi doveva comprare? Ma allora tu ascoltami bene, quando ti becco. Cosa vuol dire parcheggio? No, ma te ne dico quattro, perché tu fai sempre l'inquisizione, no? A me, che io faccio un altro mestiere, come tu sai, no? E ho lobby del calcio. Se facessi un altro quel mestiere di questi, anche con la metà del mio stipendio rinuncerei pur di fare quello, allora ti darei 10 nomi. Ma guarda, ti dico uno, per esempio Depay, per esempio quel come si chiamava, Fulcrum, era perfetto per giocare con noi. Te ne posso fare tanti di nomi, ma qui c'è la volontà, manca la volontà. C'era un vecchio presidente che cercava la maglia, ma noi tifosi, e non la trovavo ovviamente perché non era in vendita, noi tifosi cerchiamo la volontà di mettere in piedi una squadra per poter sperare di vincere, ma non c'è la volontà. E allora questo poveretto di Fonseca, che mi sembra più simpatico perché lo fanno già diventare matto, si deve inventare ogni volta delle cose che non esistono. Meno male che non mette Real centravanti, che mancava solo quello e ve l'hanno già posto. Allora, intanto da questo aggiornamento è fatta per Romelu Lukaku al Napoli, operazione da 30 milioni di euro più 15 di bonus. Alla fine il Napoli ha deciso di fare all-in e di comprarsi il giocatore, quindi niente formule del prestito, niente prestiti con diritti, obblighi, insomma. Alla fine il Napoli tira fuori la moneta, lo compra. Molto probabilmente ci sarà anche una percentuale su una possibile rivendita, anche se sappiamo che il giocatore ormai ha... Quanti anni lui, se non sbaglio, ha già superato i 30. No, scusa, quanti anni di contratto abbiamo fatto? Devo andare a vedere anche questo. Okay. Adesso vado un attimo a informare meglio. Ho letto solo appunto la notizia, perché l'hanno riportata diversi Napoli. Esperti di mercato. Che a questo punto, ecco, diciamo che c'è un po' una problematica, poi ne parleremo, perché il Napoli in questo momento ha la coppia d'attacco più forte del campionato, sulla carta. Più forte Lukaku di tutti i campionati. Più Osimhen. Detto ciò, io volevo però farvi prima sentire, caro Leonardo, prima di chiudere appunto il capitolo dedicato al Milan. No, certo che allora, Leonardo, sentendo Lukaku e lui a Jovic e Okafor. Ma cosa ridi? Era il tuo centravanti con lì, Martinelli! Era il tuo centravanti con lì! Anche tu era. Ma 45 milioni per Lukaku, ma sei impazzito? Ma sono impazziti veramente. E cosa vuoi spendere per un centravanti? Cosa vuoi spendere? Alla 20 milioni! Mi sa che lì Conte ha messo un po' di pressione. Questa magari fosse venuto al Milan Martinelli, magari. Lui è Conte, vinceva il campionato. Sto vedendo tanti messaggi da casa di tifosi milanisti che ancora sottolineano, insomma, un certo rapporto positivo
una certa reputazione positiva della società nei confronti della tifoseria. Facciamo così, sentiamo Fonseca che ha parlato del lavoro della società, appunto il contributo numero 5, capiamo insieme che cosa ha detto e poi analizziamo insieme appunto questa vicenda. Sentiamo. Penso che fino adesso la società ha fatto un grande lavoro, un ottimo lavoro con i giocatori che hanno portato. Onestamente io penso che squadra come un Milan mai sono chiusa, ha sempre opportunità di migliorare le squadre. Vediamo quello che succederà alla fine del mercato. Fonseca dice che è soddisfatissimo del lavoro fatto da parte della società. Sei d'accordo? Quello che hanno promesso, quello che hanno promesso è arrivato. Zirze costava troppo, buonanotte, che siamo i primi che dice, non ci arriviamo a pagare. Quindi quello, tu difendi l'operato della società, Difendi l'operato della società. Quello che ha detto è arrivato fino adesso, basta. Non è vero. Cos'è, oltre Zirze cos'è che doveva arrivare? Se ti attacchi al fulcro, non è che è fulcro. No, ma scusa, ma chi lo decide? Ma perché loro hanno preso quelli che volevano loro. Ah, beh, un altro discorso. E loro hanno preso quelli che volevano loro. Beh, allora se attacchi la linea societaria è diverso. Quelli che volevano loro sono quelli che ci servono per vincere lo scudetto. Questa è la domanda che ti devi fare. Attento però, attento Leo, perché comunque il buon Fonseca che doveva essere un grandissimo democristiano, ha detto una parola, ha esordito nell'intervista dicendo fino adesso, cioè sta dicendo non pensate neanche che finisce qua fino adesso ha detto. Avvocato, qualcuno scrive chi si lamenta a società quest'anno è veramente incontentabile, chi dovevamo prendere lo abbiamo preso, un tifoso milanista. Allora ti dico quello che penso io. Abbiamo preso l'allenatore sbagliato, perché questo è scarso, proprio te lo dico già adesso, scarso. Uno che sottovaluta gli avversari come ha fatto lui la prima partita è dimostrazione che non capisce tanto. Ha la squadra più forte che ha mai avuto, il Milan, e quindi pensa di poter mettere Salemaker a fare il portiere o il terzino, sinistro tra l'altro. Quindi ha fatto degli errori gravissimi, li ha pagati, perché poi se non c'era quell'altro dall'altra parte che siamo... Perché poi voi sapete, il mondo del calcio è fatto da tutta gente, noi conosciamo io conosco calciatori di tutti i tipi, pensano di essere dei guru tutti quanti, cioè uno come Fonseca gli dai 3 milioni all'anno, gli dai il Milan e lui a questo punto inventa, disegna, si mette a fare sale make, però purtroppo funziona solo in alcuni casi, non tutti possono fare così. Sulla società e sui nostri tifosi, io purtroppo mi arrabbio perché sono un po' di anni e ci hanno offuscato la mente, perché in realtà il Milan è un'altra roba. Del Milan che ho in testa io, di questa squadra qua, ma ne possono giocare 5, 4, cioè quello lì è il Milan che io mi ricordo, il Milan che io vorrei, il Milan che si può migliorare mettendo uno o due tasselli all'anno, non prendendone 11 in due anni. E scusami, poi tolgo un attimo il sorriso a Cardani che pensa di fare il fenomeno, ha vinto una partita con Como, fa già il fenomeno. Sì. E gli ricordo che se si fa male Vlahovic, che tra l'altro tu hai insultato per tutto l'anno scorso, perché poi bisogna anche ricordarsi, tu centravanti eri tra tutti quelli che lo insultavano e non lo volevano, ma se gli viene un raffreddore, tu giochi con chi giochi? Abbiamo Milik, il nostro allenatore è talmente bravo che le soluzioni le trovano, non abbiamo bisogno poi di andare a prendere chissà che cosa, arriveranno, avvocato, arriveranno anche degli altri attaccanti adesso. Perché noi giochi anche la Champions, la Coppa Italia, gli torna a pubalgia. Devi andare a prendere l'Under 23 e farlo giocare centravanti. Lei si preoccupi della sua squadra, della mia mi preoccupo io. Tu ti preoccupi di noi, mi preoccupo di te. No, su questo. Allora, avvocato, io se devo dire una pro sul Milan. Tu devi ricordarti una cosa. Sì. Ogni volta che vai al confine ti fanno tornare indietro. Quindi già
ricordati questa roba. No. No, perché questa è la cosa migliore che puoi ricordare. Questa è una vecchia battuta. Questa è una vecchia battuta. Battuta, avvocato. La storia, l'Albodoro. Lei, qualcosa potrà lei dimentica. Lei dimentica che noi abbiamo vinto 9 scudetti di fila. Cose irripetibili. Cose irripetibili. Con me posso parlare. Real Madrid, il Bayern di Monaco. Forse si va. Alla fine finisce sempre. No, ma lei. Dario, devo salutarlo. Devo salutarlo perché l'ho rubato già. Peccato, sta andando bene. Avvocato, grazie per la tua disponibilità. Ciao a tutti. Devo salutare anche Leonardo Martinelli. Non so, Leo, vuoi farmi il pronostico per domani per andare via, Leo? Preferirei evitare. Martinelli, stai attento che domani sera ti telefono, hai capito? L'ultima battuta per Cardani me la tira. È vecchia la battuta fino al confine. Invece la battuta adesso potrebbe essere che tu devi andare al confino. Leo, grazie per la disponibilità, prestissimo, buona serata. Ciao. Ci fermiamo tra qualche istante. Rientro, sono anche ulteriori aggiornamenti di mercato, perché c'è anche una notizia che riguarda Elin Junior, incredibile, torniamo subito. Rieccoci, diamo un po' di aggiornamenti per quanto riguarda la Juve, perché non arrivano buone notizie. Intanto ne approfitto anche poi, mentre parliamo, per leggere un po' i messaggi da casa, cosa ne pensano della questione Koopmeiners, Nico Gonzalez, ma non solo, se volete anche esprimervi sulla vicenda Lukaku, piuttosto che Osimhen, piuttosto che Milan, leggiamo un po' tutto, sia da WhatsApp che dalla nostra chat di YouTube. Notizie di oggi, adesso ve la vado anche a recuperare per farvi vedere. L'Atalanta ha rifiutato ben 59 milioni di euro dalla Juventus per Koopmeiners. È ridicolo. Perché è una questione di principio. Cioè, bisogna essere onesti, in questo momento è una questione 60. Cioè, devono essere 60. Sì, ho capito, anche Giuntoli adesso, se... Cioè, il più grave fiducia, scusa, fai sto sforzo. Il più grave chi dice chi offre 59 o chi di fatto dice no. Compiti pure la provocazione. Guarda, te ne do 59. Mi sembra un po' la cioè, se ne dai 59 adesso, e 99. 60 sono, per le scatole, cioè. Adesso sono per cazzi vostri, nel senso. Per cazzi vostri. Perché state attenti, gli ha dato l'Europa League, gli ha dato un po' la testa. Gli ha dato un po' la testa. No, perché adesso lesinare su un milione. Ma non è questo, Vito, cioè, probabilmente all'Atalanta... C'ha ragione Giordano, all'Atalanta, ma lascioglielo lì. Ma no, non glielo lascio lì, perché per noi è fondamentale, già Vito. Lo chiamo, Giordano, no, già lo chiamano Gob Miners. No, ma il problema è un altro. Allora, al di là di quello che... Adesso, sinceramente... Ma vedi che è stressato prima... Giordano a parlare con Miners, perché il tifoso Juventino è provato. No. Allora, non è una questione di un milione. Allora, diciamo le cose come stanno, che non è una questione di un milione. La questione è che viene pagato in più esercizi, loro vorrebbero mettere nel primo esercizio una percentuale maggiore. E ne fanno una questione di principio sul discorso della presa di posizione del giocatore, che è stato consigliato chiaramente dal suo procuratore per il discorso dei certificati. Però si devono fare delle domande anche in seno all'interno della società, perché quando hai un Koopmeiners che tiene questa posizione, un Lookman che adesso deve essere reintegrato, tra l'altro Lookman ha fatto anche una figuraccia, perché a fronte di una chiacchiera che forse il Paris Saint-Germain in seguito a una defezione interna sarebbe stato interessato al giocatore, il giocatore non va a giocare, qui hai capito, vuol dire che c'è qualcosa all'interno dell'Atalanta che non è così un'isola felice come la raccontano, perché se già i due dei tuoi più importanti giocatori si comportano in questa maniera è perché non sono felicissimi di restare. Però detto questo, non è il discorso del milione, il milione è sono le modalità di pagamento che sono diverse, non è quello. Giordano, guarda, durante la serata avremo anche un collegamento con un giornalista di Firenze per capire la situazione di Nico Gonzalez. Avremo un collegamento con Fabrizio Carcano per capire meglio la situazione di Koopmeiners, perché almeno abbiamo anche un po' le versioni più locali, quindi cosa si dice dalla parte viola e cosa si dice dalla parte bergamasca. Io ti dico che quel giocatore con la Juve non c'entra niente, poi te lo spiego perché. Fatemi andare però ora da Camillo De Michelis, giornalista di Tutto Juve, che segue sempre il club bianconero. Ben ritrovato, Camillo. Ciao, buonasera a tutti. Qua invece ti devo fare un discorso più generico, perché la notizia più interessante paradossalmente oggi è che Koinsei Sao del Porto non è stato incluso nei convocati della prossima partita della squadra appunto bianco-blu.
Questo è un segnale abbastanza chiaro di mercato. Anche Nicolò Schira, vedevo un suo tweet di poco fa, tra poco magari ve lo recupero per farvelo vedere, conferma che l'operazione è molto molto calda. Sì, diciamo che in questo ultimo periodo le operazioni alla Juventus sembrano tutte molto calde, poi però si cuoce poco, perché poi al netto, no, di Kalulu, perché si è dovuto aspettare comunque una settimana, con Meiners sono, è più o meno da gennaio scorso che si sta aspettando questo sì, infatti dico sì, e c'è Nico Gonzalez che ogni giorno sembra quello buono, ma alla fine non arriva mai, e adesso con Senzao, quel nome che piace da parecchio tempo, con Senzao ha avuto anche un problemino fisico, quindi stava rientrando, il giro-allenatore ha detto che comunque non l'ha convocato per questioni legate al mercato, bisognerà vedere se il Porto accetterà una formula che non comprende l'obbligo di riscatto. Ecco, con l'obbligo di riscatto credo che la trattativa possa essere veramente molto vicina, però da quello che so io la volontà della Juventus è quella di fare due esterni e uno a titolo definitivo, sembra Nico Gonzalez dalle ultime settimane, e poi un esterno in prestito con diritto di riscatto. Quindi in questo caso credo che comunque la distanza ci sia, perché bisogna aspettare, no, che quel Porto possa un attimo venire incontro alla Juventus, vedremo, però, perché si ritrova comunque un giocatore che ad oggi non è convocato, su cui non può fare affidamento, e bisognerà capire qualcosina. Insomma, mancano 7 giorni, alla Juventus servono almeno 4 acquisti, quindi insomma siamo arrivati vicino al gong, e Giuntoli dovrà iniziare a offrire questa batteria di esterni che per la partita contro il Verona sarà formata da Cambiaso, che è un terzino, e da Bangulà, che comunque al netto del gol fatto l'altra sera non era titolare in Next Gen e non era neanche titolare in Under 19, quindi comunque è una sorpresa, però la Juventus non può affrontare una stagione senza esterni, ecco, quindi bisognerà chiedere a Giuntoli di velocizzare i tempi. Sì, la faccio vedere al volo la formazione per quanto riguarda la gara di lunedì. Occhio, perché anche qua c'è una notizia interessantissima, manca un nome importante in difesa. Anzi, Camillo, ne approfitto subito per chiederti qualcosina in più. Noi abbiamo schierato Savona come terzino destro, molto probabilmente sarà lui a essere titolare, ma cosa succede con Danilo? Beh, in questo momento Danilo è dietro nelle gerarchie di Thiago Motta, sappiamo bene anche già dal periodo al Bologna, Thiago Motta è un allenatore che non guarda il nome, non guarda la carriera, ma gli allenamenti e chi è in forma. Cioè, ripeto, comunque Bangulà non era titolare in Next Gen, gioca al posto di Douglas Luiz, che comunque è un giocatore che è stato pagato quasi 60 milioni di euro. Perciò non mi stupisce la possibilità, no, di vedere Savona, e in questo momento Danilo sta facendo un pochettino più fatica proprio a integrarsi nell'idea nuova di calcio. Comunque nelle ultime 2 stagioni lui si era trovato bene in una difesa posizionale come quella di Max Allegri. Adesso la Juventus è cambiata completamente, non ha una difesa in posizione, una difesa che va in avanti, e soprattutto servono caratteristiche fisiche e di velocità importantissime. Savona, che ho avuto anche il piacere, no, di intervistare, ha delle caratteristiche proprio da sia fisiche che in velocità, sì, molto importanti. Può fare il braccetto in una difesa 3, la Juventus costruisce a 3, può fare il terzino sinistro, ma può fare anche all'occorrenza il difensore centrale, ed è un giocatore su cui la Juventus punta tanto. Quindi ad oggi Savona è un componente della prima squadra, che mette in panchina comunque il capitano, però fa parte di scelte di campo e rimane lì. Sì, allora Dario. Buonasera, signor De Michelis. Ciao. Allora, io sono d'accordo con lei su Danilo, perché Danilo in questo momento è arrivato tardi, per cui non è ancora pronto. Per cui se non sei pronto con Motta non ti fa giocare. Poi però le dico prima, allora, per gli acquisti, ma le sembra facile, no, essere nei panni di Giuntoli, andare in questo momento al mercato senza soldi? La Juventus in questo momento è senza soldi, per cui non è facile andare a comprare i Gonzalez, i Consensao. Per quanto riguarda con Meiners, il tesoretto ce l'abbiamo lì, è un problema che allora con l'Atalanta, che non si capisce bene il perché. Sì, perché cosa succede? Perché non arriva questo giocatore? Perché non si sblocca? Ma gli altri, perché è chiaro che Giuntoli deve andare al mercato cercando di prendere dei giocatori possibilmente in prestito, non con l'obbligo ma con diritto di riscatto. Sì, aspetta, Camillo ti ha detto uno dei due esterni, la formula è questa. Non abbiamo soldi, alla Fiorentina se non gli diamo Kostic...
non si risolve il problema, perché riusciamo a spendere. Giordano? Matteo, ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? 60 milioni glieli sta dando alla cosa, 59, tutti i giocatori quando li compri li paghi in più esercizi. È normale, è il modus operandi del mercato. Nico Gonzalez lo pagano, non è che non glieli danno i soldi. Nico Gonzalez lo fanno con l'obbligo di riscatto. Ma non ce li hanno i soldi, Mischi, non ce li hanno. Ma 30 cosa stai dicendo? 40 milioni, 40 milioni, io leggo da tutte le parti, non ci sono per Gonzalez. Leggi Topolino, ma cosa non lo so, io leggo quello dicendo, che tu non leggi. Ma... allora, io leggo quello che tu non leggi. Fermo che... Ma chi è Topolino? A parte il fatto... Dario, aspetta, devo salutare Camillo, che è stato più che disponibile e gentile. Camillo, grazie, ci riaggiorniamo, se ci sono appunto delle novità nelle prossime ore, però intanto ti ringrazio per la tua disponibilità. Ciao e buona trasmissione. A presto. Avessimo i soldi, fanno presto andare a prendere... Sì, i soldi Matteo, non ci sono. Matteo, vai, al Giordano. Di là di quello che... al di là della stupidata che sta dicendo Cardani. Una grossa stupidata stai dicendo. Dove sono i soldi? Dov'è il tesoretto? Dimmelo te, dov'è il tesoretto per andare a prendere 40 milioni? Andare a informare. Ti devi informare, non devi parlare per dare a ridere. Mi sono informato io, leggo. Dai, Giordano, no, la domanda che ascolta, ti fa, la domanda che ti fa Dario è... Aspetta. Due giocatori, sì, perché in effetti uno addirittura aveva un ingaggio inarrivabile, li prendono in prestito, li hanno chiesti, non prendono, li chiedono in prestito con diritto di riscatto. Uno ad esempio era Sancho. Sancho ha uno stipendio netto di 12 milioni, netto, è inarrivabile per la Juve. Quindi chiedono 40 milioni e manca un anno alla fine del suo contratto col Manchester, è tantissimo, ma non li ha. Nico Gonzalez, mettono i soldi per comprarlo, 30 milioni hanno offerto, 30 milioni, non chiacchiere, non danno contropartite. Ma non cash! Senti, Matteo, spiegaglielo tu che ci prendono in più esercizi. Però aspetta, Dario, però quello che ti dice Giordano è, guarda che... cash o non cash? Cash? Prima tranche o 27 tranche? Comunque i soldi la Juve, qui stai dicendo i soldi la Juve a Fiorentina, Atalanta li darà. Cioè, All'Atalanta li dà, ma la Fiorentina non paga cash da Juventus, altrimenti non paga cash, ma vuole fare un'operazione con un prestito con obbligo di riscatto. Dario con diritto di riscatto. Con obbligo, con Nico Gonzalez obbligo. Chi invece, te l'ha spiegato prima Camillo, chi invece ha una strategia alternativa è l'altro esterno, perché la Juve deve prendere due esterni. Uno lo prende con obbligo di riscatto, l'altro lo vuole prendere in prestito con diritto di riscatto, anche perché onestamente la Juve... Ma con l'obbligo di riscatto lo paghi adesso, lo paghi l'anno prossimo. In questo momento la Juventus i 30-40 milioni per Gonzalez non li ha. Infatti non lo li paga ha. L'anno prossimo. L'anno prossimo, allora è dato discorso. Scusa. Ma non li paghi. Non li paghi. Ma se io faccio un prestito con obbligo di riscatto, i soldi li metto adesso o li metto l'anno prossimo? L'anno prossimo. E allora perché dici che... Qual è il problema? Allora Mischi dice che la Juventus ha cash in questo momento. Lo so. Hai cash per Kupmeiners, ti ha detto. No. Scusami, allora ascoltami. Vai, allora, Giordano. Chiesa, spiegate a Dario come è stato comprato e come è stato pagato. Chiesa è un esempio, sì. Chiesa lo stanno ancora pagando nelle annualità, perché il modus operandi, nessuno va, ti comprano il giocatore e ti danno tutti i soldi in una volta, non succede quasi mai nessuna trattativa, ma l'obbligo di riscatto tu lo metti a bilancio, spiegateglielo, lo metti a bilancio quest'anno, ecco perché la Juventus non può mettere a bilancio, perché a bilancio l'anno prossimo la Juventus ha già anche quelli che ha preso con le contropartite tecniche, che comunque sono soldi le contropartite tecniche. Quello che ha pagato, ad esempio, Douglas Luiz, che l'ha pagato 50 con le contropartite tecniche, chiaramente lo deve mettere a bilancio quest'anno, perché è quest'anno che l'ha comprato. Quindi il perché propone il diritto di riscatto? Perché il diritto di riscatto non sei obbligato a metterlo a bilancio in questo momento. E questo l'abbiamo capito. Allora, io sono convinto, perché ho la stessa parola che mi ha detto a me, mi ha detto che proprio Giuntoli lo dice lui, tranquilli che l'ho già fatto, e lo so che l'ha già fatto, però questo ostruzionismo di Percasti ci sta mettendo in seria, seria difficoltà. Questo voglio dire. Come si stappa la situazione, Giordano?
Non è semplice, non è semplice, ci vuole pazienza, ci vuole pazienza, però chiaramente il discorso, allora, che sappia io, lo volevamo pagare in 3 esercizi. L'Atalanta avrebbe anche, sarebbe stata anche d'accordo nel discorso dei 3 esercizi, però volevo una parte iniziale superiore e ballano, mi sembra, 10-12 milioni su questa parte superiore. Questo è quello che mi è stato riferito. Poi, se avete altre notizie, altre cose, io non dico. Però è vero che Giuntoli dice, ma lo sta dicendo da 3 mesi, tranquilli che è fatta. Allora, è fatta, diciamo, però per... diciamo che c'è il giocatore, non teniamo conto che la prossima settimana l'Atalanta, proprio nella sera in cui si chiude il mercato, gioca a San Siro contro l'Inter, perché si gioca di venerdì. Cosa dubito, accade, diciamo? Cosa dubito accade? Che si presentino a San Siro con la stazione che viene decisa negli ultimi minuti. Da quello che si sa, dovrebbe essere di fatto dato l'ok tra martedì, massimo mercoledì. La sensazione è anche quella di è una presa di posizione netta, una prova di forza dell'Atalanta che... mi sembra scontato che a questo punto di Jacob Meyners stiamo parlando di 1 milione che balla, non stiamo parlando di una distanza di 10 milioni. Io riporto la fonte, bianco nero, riportata da calciomercato.com. Per carità, abbiamo tutte le nostre fonti, io spesso faccio parte di una realtà che comunque, come tutto il mercato web, che evidentemente ospita tante sedazioni e peraltro cioè, abbiamo appena avuto gli amici di tutto Juve che comunque sono ben consapevoli di questa cosa. E io... da quello che ho capito e da quello che mi dicono anche a me, perché di riflesso chiaramente anche essendo l'avversario, uso le virgolette, della Juventus, ci tieni sempre a sapere quello che fanno gli altri e mi sembra che di aver capito che l'Atalanta intende fare la voce grossa col giocatore. Allora, quindi martedì, mercoledì dovrebbe essere il giorno. Perché devo andare in pubblicità. Al rientro capiamo prima la situazione di Nico Gonzalez. Andiamo a Firenze. C'è un giornalista, fatto che ti ho detto ci fa che capire bene Gonzalez cosa succede. Gonzalez alla Juve... No, beh, se c'è Gatti e Gonzalez si corrono dietro pubblicità non l'ha capito, adesso, l'ha capito piccola pausa, torniamo purtroppo torniamo subito.